Sono Marianna di Grassroots Italy e sono qui con Elisa, che l'altro ieri ha fatto un gioco, La caccia al tesoro. Spiegami un po' di cosa si trattava. Allora, dovevamo fare una caccia al tesoro. E allora c'era Ilenia e Francesco che loro ci dicevano che tanto tempo fa c'era un mondo di nome Cerchiopolis. Si chiamava così perché tutte le cose erano rotonde e tutti i giorni c'erano delle squadre che si riunivano. Il capo della squadra andava dentro l'ufficio del preside, sempre rotondo. Così noi tutti siamo andati dentro questa scuola e abbiamo cercato le persone che ci facevano fare degli esercizi. Ci ha dato l'ultimo foglietto, siamo andati da una maga che lei ci ha detto di disegnare un disegno, lei ce lo diceva all'orecchio e così noi dopo dovevamo indovinare quello che ha disegnato. Poi abbiamo fatto una pausa, abbiamo mangiato e abbiamo fatto l'ultimo esercizio che dovevamo trovare il tesoro. E il tesoro siamo andati là dietro. Là, dietro questo cespuglio. Sì. E dietro quel cespuglio ci abbiamo trovato questo albero. Che Ed era il nostro bello! tesoro. Dopo abbiamo Ecco. fatto una buca. Alcuni più grandi dei maschi hanno aiutato una signora a metterlo dentro. Dopo l'abbiamo sotterrato. E così questo qua è il nostro tesoro. Che E bello! questo qua è il nostro albero, quindi noi ci prendiamo cura. Ecco, e voi da allora vi state prendendo cura di questo Sì. albero, lo farete sempre. Sì. Complimenti, ottimo lavoro Elisa, grazie mille. Un Prego. bacione. Ciao. Ciao. Come vi chiamate? Io mi chiamo La caratteristica di questo centro estivo è proprio il fatto che sia interculturale, ossia che comunque ci sono bambini di tantissime nazionalità. Per esempio, voi di quale nazionalità siete? Io sono irlandese. Io sono italiana e cubana. Io sono del Wow, che bello! Insomma, vi sta piacendo questo centro estivo? Che attività state facendo? teatro e arte, facciamo anche delle canzoni la mattina, accettiati. Mi piace sto centro estivo. Facciamo le pitture con le mani. Pitture. Sì, mi piace sto centro estivo. E dopo aver fatto tutte queste cose con Diego, faremo la mostra. Ma poi farete anche una festa alla fine del Sì. progetto. Siete pronti, a ballare, a festeggiare? Sì. Dopo queste 3 settimane, ognuno torna a casa oppure invece vi rincontrate, uscite a giocare insieme? Sì, io e Valeria, Shanuka, David, Valeria, Denise e poi Faris, Visto che mio Akira. fratello esce con David, che ogni volta che Certo. si incontrano esco con Ci lui. vai pure tu. Ma quindi sono nate anche tante nuove amicizie, no, qui dentro? Sì, mi piacerebbe che anche il prossimo anno ci fosse un centro estivo, così potrei ancora venire a giocare e imparare. Ok, e tu invece? Io sì, ci vorrei venire perché ci sono i miei amici, facciamo tante cose belle, giochiamo, ci divertiamo e impariamo. Io sì, ci vorrei venire in questo anno Sì, ma c'è qualcosa che cambiereste nel centro estivo? Qualcosa di cui invece non siete contenti? Sì. Dimmi. Cosa vorresti di diverso? Che possiamo andare in giro da soli e possiamo fare su e giù da soli. Da soli! Possiamo entrare nelle classi e giocare e disegnare. Da soli? Ma perché così siete troppo controllati? Sì. Penso se dopo mettono anche le telecamere. Ma pensa a te, vero?
Vabbè, oh, grazie mille, siete simpaticissimi. Okay. Grazie, baby, ciao.